Dunque, ripiloghiamo le fasi di Venere. Come le fasi lunari sono le diverse porzioni illuminate del disco di Venere che vediamo al passare dei mesi. Abbiamo già visto le figure prima. Galileo le scoprì nel 1609 con il cannocchiale, perché senza cannocchiale nessuno l'aveva potuto mai vedere prima, perché Venere altrimenti non appare come un disco, ma semplicemente come un puntino. La scoperta delle fasi di Venere fu decisiva, una prova a favore del modello eliocentrico e contro il modello geocentrico. Questo perché il sistema di Tolomeo non era in grado di spiegare le fasi di Venere, il sistema copernicano invece sì. Questa è la situazione che abbiamo visto nel video precedente: la Terra, che ruota più all'esterno, Venere invece è pianeta interno, ruota più vicino al Sole. Questo è il sistema di Copernico, con il Sole al centro dell'universo. E Venere, intanto che ruota intorno al Sole, mostra tutte le fasi. Visto dalla Terra, qua ci appare in congiunzione superiore totalmente illuminato, disco piccolo, perché più lontano dalla Terra. In congiunzione inferiore, invece, Venere appare più grande perché più vicino alla Terra, però appare tutto scuro perché la parte illuminata la rivolge verso il Sole. E poi ci sono tutte le fasi intermedie nelle altre posizioni. In particolare qui c'è la cosiddetta fase calante, perché la porzione illuminata del disco diminuisce, e qua invece la fase crescente, perché dopo essersi ridotta a zero, di nuovo riaumenta la porzione illuminata del disco di Venere. Ora, da questa figura potrebbe sembrare che la Terra non ruoti intorno al Sole, perché nella figura sta ferma, in realtà ruota anche la Terra. Ma siccome Terra e Venere possono realizzare, cioè ruotano a diversa velocità di rivoluzione intorno al Sole, allora di fatto possono realizzare tutte le configurazioni di questa figura 1. Quindi, dal punto di vista dell'osservazione dalla Terra, è come se la Terra fosse ferma, mentre invece noi vediamo Venere girare intorno al Sole e mostrare alla Terra tutte le sue fasi, dal disco totalmente illuminato al disco totalmente scuro. Tra poco vedremo perché il sistema di Tolomeo invece non è in grado di spiegare le fasi di Venere. Prima però ricordiamo un altro fenomeno che abbiamo già descritto in un video precedente, cioè che Venere appare sempre abbastanza allineato con il Sole visto dalla Terra. Cioè, guardando dalla Terra, guardando Venere, non lo si trova mai, per esempio, dalla parte opposta rispetto al Sole, ma sempre nella stessa regione di cielo dove è il Sole. E precisamente, visto dalla Terra, Venere si trova sempre compreso in un settore angolare di ampiezza circa 46 gradi a destra e 46 gradi a sinistra rispetto alla linea di vista del Sole. Cioè, vuol dire che se noi guardiamo in direzione del Sole, Venere non esce mai da un più 46 gradi o meno 46 gradi a destra o a sinistra rispetto a dove si trova il Sole nel cielo. Questa è una cosa ovvia, scontata nel sistema copernicano, perché Venere è un pianeta interno rispetto alla Terra, al centro c'è il Sole. E quindi è ovvio che Venere non potrà mai essere visto, per esempio, qua sotto, cioè dalla parte opposta al Sole. Cioè, Venere non potrà mai essere visto qua da quest'altra parte rispetto al Sole, perché è un pianeta interno e quindi deve ruotare più vicino al Sole. Si può anche calcolare l'angolo di 46 gradi. Infatti, tra Sole, Venere e Terra si forma un triangolo rettangolo, con l'angolo retto qua, nel caso in cui Venere presenti il massimo spostamento angolare rispetto alla linea di vista del Sole. Quindi la massima angolazione che può raggiungere Venere discostandosi dal Sole è questo angolo alfa, che si ottiene quando Venere si trova in questa posizione oppure in quest'altra. Dunque abbiamo questo triangolo rettangolo, dobbiamo calcolare questo angolo e conosciamo il cateto opposto all'angolo, che è la distanza tra Venere e il Sole. Infatti è il raggio dell'orbita di Venere. E conosciamo del triangolo rettangolo l'ipotenusa, che è la distanza invece tra il Sole e la Terra, quindi è l'unità astronomica. Vediamo lo stesso disegno anche qua, questa è la distanza tra il Sole e Venere, e questa è la distanza fra il Sole e la Terra. E il seno di alfa è il rapporto tra questo cateto opposto all'angolo alfa, e l'ipotenusa, che è la distanza Terra-Sole. Quindi, per calcolare l'angolo alfa, prima calcoliamo il seno di alfa come rapporto fra distanza Venere-Sole RV,
diviso distanza Terra-Sole RT, che è una unità astronomica, mentre invece la distanza Venere-Sole è meno dell'unità astronomica, è 0,723 unità astronomiche. Poi con la formula inversa facciamo l'arco seno, quindi il seno alla meno 1, di 0,723 e otteniamo circa 46 gradi. Perciò Venere non si allontana mai dal Sole di più di 46 gradi. A volte lo possiamo trovare più a destra del Sole, altre volte più a sinistra. Questo vuol dire che Venere a volte precede il Sole, per esempio sorge un po' prima del Sole, e altre volte Venere segue il Sole, quindi tramonta un po' dopo. Infatti Venere anticamente era chiamata la stella del mattino e la stella della sera. Non è una stella, è un pianeta. I pianeti sappiamo che sono anche più brillanti delle stelle perché sono più vicini. Quindi stella del mattino, quando Venere sorgeva in anticipo rispetto al sorgere del Sole, e stella della sera quando Venere tramontava in ritardo rispetto al Sole. In ogni caso Venere va sempre cercato nella stessa zona di cielo dove il Sole, non potendosi mai allontanare più di circa 46 gradi come linea di vista dal Sole.